so se qualcuno di voi suona la chitarra, se qualcuno di voi suona la batteria, se qualcuno di voi ha mai pensato di fondare una band, un gruppo. Di solito si comincia così, no? Facendo cover di altri autori. E poi però, man mano che si cresce, si smette di farlo. Si comincia a suonare i pezzi propri. E si tende addirittura a nascondere o a dimenticare gli anni in cui invece si facevano le cover. E invece secondo me è bello quando uno anche a 60 anni continua a fare delle cover e continua a dire: io non ci sarei se non ci fossero stati questi cantanti prima di me. Io in un libro cerco l'inquietudine, oppure io voglio che dentro il libro ci sia il mondo esattamente come me l'aspettavo io, oppure piuttosto io penso che dentro il libro ci sarà un mondo che mi sembrava fosse il mondo così come l'avevo sempre visto, invece di colpo salta in aria e diventa cenere, oppure io in un libro cerco di spaventarmi, oppure io in un libro cerco di essere tranquillizzato perché la vita mi fa troppo paura, oppure io nel libro cerco esattamente quello che cerco nei sogni, cioè la mia vita totalmente scompaginata. Ecco, cosa cerchiamo nei libri? Cioè una storia, nei libri o in uno che ci racconta una storia, cosa cerchiamo? Cerchiamo che ci restituisca le cose così come sono? Cioè cerchiamo la tranquillità o cerchiamo qualcosa che ci metta in discussione? Adottare uno scrittore per... Adotto uno scrittore perché c'è... Dobbiamo rifare, no? Ah, adotto uno scrittore perché... Adotto uno scrittore perché è un modo per avvicinarci al mondo dell'editoria. Per far capire ai ragazzi come montare una storia, come farla nascere. E anche per sentirsi meno soli. La verità, secondo me, è ciò che noi possiamo... ciò che noi troviamo in noi stessi, nel senso nel momento in cui viviamo e abbiamo una visione del mondo, conosciamo noi stessi, indaghiamo chi ci circonda, la verità è quella che ci fa essere consapevoli di ciò che ci circonda e di ciò che vogliamo considerare. La scrittura nasce da due fattori fondamentalmente, io ne aggiungo un terzo, dall'osservazione, quindi dalla capacità di vedere, dall'ascolto degli altri, perché altrimenti giri sempre intorno a te e di te stesso, e questo si è più bravi, a mio avviso, dalla noia, perché se uno si annoia deve trovare per forza delle vie di fuga. La cosa fondamentale è svuotarsi e lasciare che tutte le cose che ti capitino intorno ci entrino dentro di te. La tua capacità di scrittura è una sorta di cucchiaio che mescola tutte queste cose in maniera apparentemente casuale. A un certo punto, per me, comunque, succede che tra le varie storie che ho in mente nasce un personaggio. Poi scatta il racconto e scatta in tutti noi. Siamo tutti dei narratori, tutto il giorno. Abbiamo la fantasia, abbiamo l'immaginazione e li usiamo per dare senso, direzione a quello che ci capita nella vita reale. La cosa migliore, secondo me, è in qualche modo iniziare a scrivere. Cioè hai un'idea, anche uno straccio, una mezza idea così, scrivi, e a me capita ad esempio di iniziare con un'idea, ma neanche un'idea, magari un, non so, un'immagine. Quando le idee vengono, quando le storie arrivano, io dico sempre le storie arrivano, e quando arrivano le prendo, cioè poi scappano, per cui quando arrivano le scrivo l'idea, la frase, il personaggio che mi è venuto, poi metto insieme. Tutti gli elementi che compaiono all'interno di un libro, perché il libro funzioni, messo tra virgolette, devono avere poi un ruolo, avere una funzione all'interno della storia. Devi cercare la parola che tiene il concetto più avvolto, più stretto, dove il pensiero che tu hai non balla. Tu parti con una cosa che ti colpisce e cominci a lavorare lì. Però è davvero come diceva Fitzgerald, cioè l'1% ispirazione e il 99% traspirazione, cioè il resto è lavoro per fare in modo che questa sensazione iniziale che hai diventi un oggetto scambiabile. Se non c'è un riconoscimento fra te, le tue emozioni, la tua vita e le storie che sono raccontate, è un po' inutile, o comunque arriva un messaggio diverso,
La cosa forte è quando tu ritrovi non la storia magari, però appunto i sentimenti, sì, i sentimenti, le impressioni, uno sguardo sul mondo, sulla realtà in generale. Avere una visione del mondo, innanzitutto. Se io ho una visione del mondo, ho qualcosa da dire, ha senso che io scriva. Se io non riesco a elaborare una mia visione, un mio modo di vedere le cose, non... quindi è quello che mi stimola a scrivere, il fatto che io vivo la vita di tutti i giorni e immediatamente mi viene da elaborare una mia versione interpretativa di quello che vivo. A che fare con la germinazione, con l'incontro, con una cosa così, cioè c'è qualche cosa, io non avrei mai detto che avrei scritto un libro di ritorno dei rinati che tornano sulla terra, cioè non ho mai letto fantascienza, non è una cosa che mi ha mai colpito. Alla fine ho scritto un libro che per alcuni è fantascienza, per altri horror, e non saprei veramente dire come mai. Probabilmente c'era anche un lutto nella mia vita da elaborare, tutta una serie di percorsi, nascite e lutti e emozioni da elaborare, profonde però, che è bene anche che non vengano alla luce in maniera consapevole, perché se no non genererebbero emozione. La narrativa insegnata a scuola serve proprio a questo, cioè a elaborare, quindi non più gestire, non più tentare così, elaborare in modo complesso questa grande quantità di stimoli. Attraverso appunto una lettura di un romanzo complicato, attraverso la visione di un film complicato, attraverso la scrittura di qualcosa appunto che mette insieme tante robe diverse, noi riusciamo a elaborare la grande quantità di stimoli esterni. Penso che qualsiasi, diciamo, spinta a scrivere o a creare qualcosa da far vedere alla gente deve partire innanzitutto da una passione, perché se non si ha la passione poi si finisce per prendere male il lavoro e quindi scrivere cose noiose, ecco. In una tale giornata avere l'umore giusto per scrivere e quindi riuscire a trarre il meglio dalle proprie esperienze. Quando ascolto musica e canzoni mi vengono sempre in testa immagini che poi io lavoro e creo e modifico per creare poi un racconto. Sono spesso abituata a creare storie parallele alle persone che incontro, a farmi quei generi di viaggi mentali e leggo molto e prendo spunto dallo stile, anche se alcune volte non riesco bene a... Adesso usciamo un attimo dai libri, che cosa cerchiamo nelle esperienze? Poi i libri che cosa sono? I libri sono delle esperienze che qualcuno ha fatto e che condivide con voi. E quel qualcuno le esperienze le ha fatte scrivendo, le ha fatte prima vivendo, ma poi soprattutto le ha fatte scrivendo. Faccio esperienza solo di quello che mi piace. E in qualche modo questo dà l'illusione anche, potremmo dire in termini tradotti morali, di una certa felicità. Faccio solo quello che mi piace. Accetto quello che mi piace, il resto lo rifiuto. Felicità fasulla... perché non c'è esperienza degna di questo nome che è fatta del mi piace o non mi piace. L'esperienza eccede questa dicotomia del mi piace o non mi piace, perché l'esperienza è proprio, se il non mi piace è tenere a distanza qualcosa, l'esperienza del distante. Non c'è esperienza che non sia l'esperienza di ciò che mi è distante, di ciò che non rientra in quel contesto linguistico, culturale o di esperienze che mi sono fatto fino a quel momento.
faccio esperienza laddove io attraverso una distanza. Questo romanzo su San Salvario, su Torino, è la dimostrazione. Io potevo stare tranquillamente a Roma, una città che conoscevo, ho il mio bar preferito, i miei amici, il romanesco che sento, proprio la musicalità nei miei orecchi, la mia casa. Uno dice che me lo fa fare andare a Torino. Cioè, prendo a Roma, arrivo a Torino, non conosco nessuno, comincio a costruire rapporti, a guardare lo spazio. Però questa è la grande sfida. Sì, io non ho mai il panorama completo, cioè comincio da così e finirà così. Non so cosa mi succede mentre lo scrivo. Forse gli scrittori veri non fanno così, sono veri. E io li ammiro, io scrivo. Delle volte, alcune volte mi capita di scrivere dalla mattina alla sera senza andare a mangiare. Cioè mi dimentico, viene mio marito e dice ma oggi non facciamo colazione, fai tu che io non posso, perché sto scrivendo. Ti devi annoiare davanti allo schermo tante volte e devi anche scrivere cose di cui non ti importa niente finché a un certo punto ti portano a qualcosa che invece funziona e poi torni indietro e cerchi di riorganizzare. Cioè, certe volte l'ispirazione arriva alla fine e tu poi ricominci da capo e riconsideri tutto quello che hai scritto in funzione di quell'ispirazione ed è come aver scritto tutto il racconto ispirato, però ci vuole veramente la pazienza. Mi interessava raccontare un pezzettino proprio di esperienza umana, cioè di che conseguenze hanno questi grandi temi sociali, politici, storici, su però delle esistenze molto concrete, perché mi pare che molto spesso quando si parla di quegli anni lì si dimentica o non si tiene presente nel discorso abbastanza il fatto che sono stati anni che hanno prodotto molto dolore concreto a persone concrete. Quasi sempre quando scrivo qualcosa perché vedo qualcosa, cioè vedo una strada, vedo una persona, vedo appunto due che sono sulla spiaggia e mi domando chi sono, cosa stanno facendo, cosa succede. Sì, per alcuni parte dai suoni, cioè dipende, poi ognuno ha fatto a modo suo, per me sono quasi sempre le immagini. Cioè tu hai un'intuizione di qualche cosa, allora forse è quella l'ispirazione, a me capita, ho delle immagini nella mente, oppure improvvisamente mi accorgo che sono dentro a una storia, ma quello che conta poi è veramente il fatto di accostare la sedia alla scrivania. A me l'ispirazione non viene se sto a spasso, se sono sdraiato sulla spiaggia, se sono a Parigi a bere un pastis, che a me piace il pastis, mi viene se prendo la seggiola, accosto la scrivania, mi metto al computer e lo guardo e allora comincio a arrivare. Siamo tutti condizionati dai film, dai telefilm, probabilmente, io di sicuro, e quindi io scrivo per immagini, cioè io vedo delle immagini, a volte sento, ecco, questo è il cinema del futuro, sento anche il profumo dentro queste immagini, come è successo con la collina del vento, oltre che i suoni, i rumori, e aggiungo un'immagine dopo l'altra. Il libro è costruito così, un'immagine dopo l'altra. Scriverei un libro sicuramente di sport perché è la mia passione e quindi le idee mi vengono meglio e riesco a scrivere un buon racconto. O un ragazzo o comunque di alcuni ragazzi che hanno a che fare con l'occulto, con l'horror. Scriverei un'autobiografia perché in questi ultimi anni ho passato diverse esperienze di diverso tipo e mi piacerebbe renderle pubbliche. Principalmente perché sono in questa scuola, siamo circondati da donne ovunque e è affascinante capire i diversi atteggiamenti di ognuna, guardare negli occhi ognuna e capire cosa prova quando ti dice una determinata cosa, il tipo di comportamenti che ha, come ti dimostra il suo affetto. Ho la fantasia su un mondo senza molte convenzioni o obblighi sociali. Stile Signore degli Anelli perché adoro quelle storie, i viaggi di avventura, personificarmi, avere un obiettivo mio. Parlerebbe di qualcosa di magico e storie fantastiche. Un breve racconto di
di come i giovani siano soli sostanzialmente di fronte al mondo esterno. Solitudine. Nel mio futuro mi vedo una grande viaggiatrice e quindi partirebbe appunto da un viaggio. Sarebbe un romanzo scritto sulla famiglia. Sarebbe sicuramente la biografia in chiave narrante di uno scrittore che a me piace. Se dovessi scrivere un libro, scriverei la biografia di Michael Phelps. Di una storia fantasy, però tutta in versione manga. Un racconto lo sto già scrivendo adesso e... Sì, potrebbe parlare di vita quotidiana come potrebbe benissimo parlare di un fatto storico reinterpretato. Mi piace dare un'interpretazione diversa delle cose che sono ovvie e scontate a volte. Se dovessi scrivere un libro, parlerei di un adolescente che ha avuto una vita traumatica. Ci sono meno scrittori rispetto alle persone che non amano leggere. Quindi, in segno di umiltà, dobbiamo essere noi ad adottare loro. Per dare un volto agli scrittori e capire che tipo di persone sono e non vederle come persone lontane, diverse da noi. Voglio sapere come poter essere io nel futuro, quindi voglio vedermi allo specchio. Andare oltre ciò che vediamo, non nascondere la polvere sotto il tappeto e appunto di cercare qualcosa dentro di noi anche per trovare una nostra identità attraverso la scrittura o comunque anche attraverso la letteratura, tappare dei vuoti oppure appunto cercare noi stessi dentro le parole. È stata pubblicata su Repubblica Nazionale 3 giorni fa una lettera ipotetica al prossimo ministro dell'istruzione, a cui chiediamo, fatto un'indagine con 19 studenti e 11 docenti, grazie molte, a cui chiediamo: che intenzioni hai rispetto alla scuola pubblica? Ti interessa? Anche se non hai figli ancora che vanno a scuola pubblica, sei interessato a prenderti cura della scuola pubblica e in modo particolare della scuola superiore? In conclusione, il cazzo parte come termine volgare, ma non arriva come tale, poiché nella lingua italiana contemporanea viene usato non tanto nella sua veste di organo sessuale maschile rettile e volendo riproduttivo, ma in qualità di ausiliario, avverbio, sinonimo o simile. E se da una parte possiamo tranquillamente affermare che grazie al cazzo che gli anni 70 sono tutta un'altra decade rispetto agli anni 60, quando il cazzo rispetto oggi si usava pochissimo, va anche detto che non sempre quello che in apparenza è volgare lo è anche nella realtà. Come nel famoso me ne frego è il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di bombacci e del sol dell'avvenire, che malgrado la presenza del me ne frego, volgare non è affatto, ma anzi evoca vette ideali altissime dove osano le aquile.